A tutti, come sempre, benvenuti a questo altro appuntamento delle lezioni di Europa. Questo è un appuntamento importante, quello di oggi, che è quello dell'11 maggio, perché sono due appuntamenti strettamente legati, perché celebrano entrambi la festa dell'Europa del 9 maggio. Poi i professori ci racconteranno il perché oggi è la festa dell'Europa. Come sempre, questo è un altro appuntamento però del ciclo delle lezioni di Europa. Il ciclo delle lezioni di Europa, vi ricordo, è un format che è stato ideato dall'Università di Siena e quindi dallo Europe Direct, ospitato presso operativo presso l'Università di Siena, ma il cui partenariato è stato poi esteso allo Europe Direct Roma Innovazione Operativo presso il Forum SPA e lo Europe Direct di Trapani operativo presso il Consorzio Universitario della provincia di Trapani. Colgo anche questa occasione per dirvi che dal 1 maggio è operativa la nuova rete dei centri Europe Direct su tutto il territorio nazionale. In Italia sono stati quindi creati 45 centri Europa, alcuni dei quali, come quello di Roma, di Siena e di Trapani, già operativi. Invece, in questo, diciamo, un periodo di 5 anni, ce ne saranno anche dei nuovi. Sul sito della rappresentanza in Italia della Commissione europea potrete consultare quali sono tutti i centri operativi in Italia. Tenete presente che siamo anche circa 424 centri in tutta Europa, quindi operativi anche in tutti gli altri stati membri dell'Unione Europea. Oggi vi ricordiamo, quindi celebriamo la festa dell'Europa con questo webinar dedicato al tema della pace, ma anche della difesa in Europa. Avremo come primo relatore il professore Luca Paladini, che è un docente di diritto dell'Unione Europea dell'Università per Stranieri di Siena, che ci parlerà della politica di sicurezza e di difesa dell'Unione Europea, e poi il professor Lenzerini, che è il docente di diritto e organizzazione internazionale e tutela dei diritti umani dell'Università di Siena, che ci parlerà invece, ci illustrerà lo strumento europeo per la pace, che è stato uno dei primi strumenti che è stato adottato dall'Unione Europea, diciamo, in questo nuovo periodo di programmazione 2021-2027. Vi ricordo come sempre sia gli appuntamenti precedenti per i quali sono disponibili sia le videoregistrazioni che le slide che sono state proiettate, ma vi ricordo principalmente anche gli appuntamenti successivi per i quali potete ancora iscrivervi. In particolare vi ricordo l'appuntamento dell'11 maggio, anche questo che, come vi dicevo prima, è un altro appuntamento per celebrare la festa dell'Europa, che parlerà di integrazione europea come progetto di pace. Poi abbiamo il 25 maggio, sarete con me e parleremo di fonti di informazione, quindi qual è la differenza tra fondi strutturali, gli strumenti tematici, come ci si informa sui bandi e così via. L'8 e il 15 giugno invece parleremo di finanziamenti diretti e il 15 giugno di progettazione europea dei fondi diretti. Anzi, ne approfitto per informarvi che probabilmente ci sarà un capovolgimento di date, nel senso probabilmente l'8 giugno parleremo di progettazione europea dei fondi diretti e invece il 15 giugno faremo una panoramica di quelli che sono gli strumenti finanziari diretti per il periodo 2021 2027, quindi a breve decideremo appunto se ci sarà questa inversione, quindi le due date scambieranno i programmi. Vi ricordiamo che per poter partecipare vi dovete iscrivere ad ogni singolo webinar, vi ricordiamo di utilizzare per la registrazione la procedura che è indicata nei link che vedete a video. Ricordatevi di attendere i link e le credenziali di accesso la mattina dell'evento e ricordatevi sempre anche di controllare lo spam, perché molte volte la mail finisce nello spam. È inutile che provate ad accedere all'aula prima dell'orario indicato, perché l'aula non viene aperta se non all'ora precisa di svolgimento del webinar.
E poi ricordatevi che l'attestato di iscrizione lo ricevete circa una settimana dopo l'evento, perché ci dovete dare tempo per attestare le vostre presenze. Una volta pronto, vi sarà inviata una mail da parte del nostro staff e dopo aver ricevuto la mail dovete compilare il questionario di valutazione e solo dopo potrete scaricare il certificato di iscrizione. Vi ricordo come sempre il nostro focus europa.formex.it, dove appunto in prima pagina abbiamo pubblicato la notizia relativa all'avvio della nuova rete dei centri di Europe Direct e dove potrete trovare l'elenco di tutti gli Europe Direct operativi a livello regionale e quindi anche quelli delle zone nelle quali vivete. Così come vi ricordiamo nel box che ho indicato a destra, le nostre banche dati, la banca dati di scadenza, la banca dati degli eventi, la banca dati dei programmi comunitari, quindi degli strumenti finanziari diretti, che già ha la banca dati del nuovo periodo di programmazione, anche se ancora gli strumenti tematici non sono stati approvati ufficialmente dalla Commissione europea. Però nella nostra banca dati programmi comunitari 2021-2027, chiedo cortesemente ai colleghi di non muovere le freccette delle slide perché altrimenti io perdo il filo del discorso, grazie. Quindi nella banca dati programmi comunitari 2021-2027 trovate anche già la scheda relativa allo strumento europeo per la pace di cui vi parlerà. Diciamo a fine webinar il professor Lenzerini. Quindi trovate anche il regolamento di adozione dello strumento, così come una sintesi diciamo, di quelli che sono i principali obiettivi e azioni di questo strumento finanziario. Vi ricordo che se volete ricevere gli inviti direttamente da parte nostra, vi dovete iscrivere alla nostra newsletter e dovete dare diciamo, l'autorizzazione al trattamento dei dati, perché solo in quel modo lì noi possiamo autorizzati a potervi inviare gli inviti ai nostri eventi. Vi ricordiamo che è sempre operativo il nostro sportello informativo che in tempo di Covid è interamente online, quindi potete inviarci una mail a europedirect.com chiocciolaformex.it, richiedere un appuntamento, dopodiché vi mandiamo un link e vi riceveremo online. Vi ricordiamo che oltre al focus europa.formex.it, noi alimentiamo con le notizie dell'Europa anche altri focus che sono programmicomunitari.formex.it, igov.formex.it, interamente dedicato a tutte quelle che sono le azioni di innovazione digitale, e il focus formazione.formex.it. Ricordiamo che abbiamo un account Twitter e da poco abbiamo anche aperto un nostro canale YouTube. Ora chiederei cortesemente al professor Montini dello Europe Direct di Siena e a Marta Ferrantelli dello Europe Direct di Trapani di collegarvi per un breve saluto. Professor Montini riesce a collegarsi? Eccolo Sì, qui, ecco, ci perfetto. siamo. Buongiorno a tutti. Buongiorno Massimiliano, no? a Prego. tutti. Sì, grazie. Ma forse facciamo parlare prima Marta, parlo prima io, come preferite. Come Vai, vai, preferite. vai, parla. Parlo io un attimo. Allora, grazie, grazie a tutti. Ma io approfitto solo un attimo per salutare, diciamo, tutti i partner di questo evento. Abbiamo nell'ambito del nostro ciclo di lezioni d'Europa che hanno visto i nostri partecipanti sempre molto numerosi, è strutturato quest'anno su vari blocchi, diciamo, e uno di questi blocchi è questo doppio, diciamo, doppia lezione, doppio intervento di oggi e della prossima settimana sul tema della pace, che noi abbiamo scelto di comune accordo con gli amici delle altre due Europe Direct per celebrare, diciamo, la festa dell'Europa. Quindi noi vogliamo legare il tema della ricorrenza della festa dell'Europa, che sarà il 9 di maggio, come tutti sapete, con queste due lezioni sul tema della pace che legano il tema della pace al tema dell'integrazione europea, andando a vedere vari aspetti giuridici e poi nella prossima settimana anche
storici e legando anche le nostre attività di Europe Direct a un'importante altra iniziativa che noi abbiamo, che è la Rete Italiana delle Università per la Pace, della quale magari dirà qualcosa il professor Lenzerini, che sarà uno dei due relatori di oggi, che è anche responsabile di questa rete per il nostro Ateneo di Siena. È per me un piacere particolare oggi poi poter seguire questo webinar con voi e salutare, approfitto per salutare due colleghi ed amici, cioè il professor Paladini e il professor Lenzerini, che oggi saranno appunto i due relatori della giornata. Quindi diciamo, speriamo che sia un degno modo da parte nostra come Europe Direct Siena, in collaborazione con Europe Direct Roma Innovazione, Europe Direct Trapani, diciamo di continuare a portare avanti queste nostre iniziative congiunte e celebrare appunto degnamente la festa dell'Europa, che appunto noi come centri Europe Direct ci sentiamo veramente assolutamente che sia importante il nostro contributo a ricordare questo evento. Quindi grazie a tutti e lascio la parola a Marta e poi a Claudia, e ringrazio ancora una volta Claudia per la sua attività anche di moderatore di questo evento. Grazie. Grazie a te. Volevo soltanto fare un saluto, condividendo le espressioni che ha utilizzato il professore Montini, Massimiliano, perché è veramente bello essere tutti insieme, anche come rete, a festeggiare in qualche modo anche oggi quell'avvio, diciamo, delle iniziative collegate alla giornata, alla festa dell'Europa. E allora questo collegamento della festa dell'Europa e della pa alla pace mi sembra il modo migliore per avviare questo mese di maggio, insieme, appunto parlando di Europa e di priorità e di politiche europee, ma soprattutto del tema del valore dell'essere cittadini europei e perché parli, e delle ragioni storiche che ci portano a parlare di pace. Quindi sono molto lieta e ringrazio particolarmente ovviamente Claudia e Massimiliano, i colleghi dello Europe Direct di Roma Innovazione e di Siena di avermi coinvolto anche in questa iniziativa di collegamento e di partecipare costantemente a questo collegamento col ciclo di lezioni di Europa. Secondo me è un ciclo molto interessante perché comunque dà un valore aggiunto in termini di conoscenza a tutto ciò che significa essere Europa. Quindi è bello e grazie, buona giornata a tutti, buona partecipazione. Grazie a voi, quindi io direi che lasciamo direttamente la parola al professor Paladini per la prima presentazione. Buongiorno. Perfetto, buongiorno professore. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti e grazie per il coinvolgimento dell'Università Pestalozzi di Siena in questa iniziativa. Abbiamo già avuto modo di lavorare assieme ed è sempre un piacere collaborare. È particolarmente felice per me parlare oggi di politica di sicurezza e di difesa comune, perché accanto alla festa dell'Europa si celebra anche un altro piccolo anniversario, perché risale ai primi del 2000 il lancio sul piano quantomeno decisionale proprio della politica di sicurezza e di difesa, che quindi compie nel 2021 20 anni, 20 anni di luci e ombre, più luci che ombre a mio modesto avviso, e quindi parlare oggi di Europa, di pace e di fronte a questo anniversario vuol dire anche tracciare un primo bilancio e vedere quali sono i risultati conseguiti. Ho pensato di costruire questo intervento a partire dal piccolo abstract che è stato messo a disposizione sulla pagina di Formez, nel quale più che illustrare ciò che avrei detto, ho posto sostanzialmente dei quesiti che avrete avuto modo di vedere, cioè come funziona la politica di sicurezza e di difesa, come si inquadra all'interno dell'ordinamento dell'Unione, in che modo l'Unione partecipa al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, laddove noi sappiamo che il primato sulla materia, cioè appunto la preservazione della pace e della sicurezza internazionale, fa capo all'ONU. E poi, visto che si parla di difesa, se c'è una difesa europea, se esisterà
un esercito europeo. Tendenzialmente, al fine di poter rispondere a queste domande, io avrei strutturato, nello specifico, l'intervento in tre parti. Tre parti che fanno riferimento a tre parole chiave: inquadramento, funzionamento, attuazione. Inquadramento della politica di sicurezza e di difesa dell'Unione Europea, come funziona, quali sono le regole che ne consentono lo svolgimento, la gestione e l'attuazione pratica, oltre che il finanziamento e il professor Lenzerini, che richiamerò più volte, ce ne darà più dettagliatamente conto, e poi l'attuazione pratica, cioè che cosa concretamente esprime in termini di output, se così possiamo dire, se possiamo prendere in prestito questa parola dall'economia, sul piano degli interventi tesi al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, oltre che sugli aspetti di difesa. In slide i titoli dei tre segmenti: inquadramento della politica di sicurezza e di difesa comune nel diritto dell'Unione. Secondo segmento, il funzionamento, cioè le regole specifiche della politica di sicurezza e di difesa comune, e infine la sua attuazione. Partirei con il primo segmento. Vediamo di fronte a quale tipo di competenza ci troviamo e cerchiamo di inquadrarla nel diritto dell'Unione, dove noi sappiamo, siamo abituati quantomeno anche per via dell'attività degli organi di stampa, pensare a un'Unione che interviene in tante materie, in tanti ambiti materiali che investono peraltro la nostra vita quotidiana. Noi, per esempio, siamo, come dire, ci viene, come dire, spesso ricordato che l'Unione interviene in ambito di concorrenza piuttosto che di libera circolazione delle persone, oppure turismo o altre materie. Qui siamo di fronte a una competenza che bisogna vedere come si inquadra nell'ambito delle competenze che già conosciamo. Trattandosi di politica di sicurezza e di difesa comune, siamo di fronte a una competenza prevalentemente esterna dell'Unione. Cioè, ci troviamo di fronte a una parte dell'azione esterna dell'Unione, ovvero di quell'insieme di competenze che l'Unione ha, possiede, le sono state conferite dagli Stati membri, che servono sostanzialmente all'Unione a rapportarsi al proprio esterno, all'interno della, all'esterno, ma all'interno della comunità internazionale, con altri stati, con altre organizzazioni internazionali. Devo dire che l'azione esterna dell'Unione Europea non è una competenza unica, precisa e, come dire, omogeneamente gestita da parte dell'Unione Europea, perché invece è, come dire, un insieme di diverse competenze che hanno caratteristiche diverse, che tutte insieme configurano l'azione esterna. E che si tratti di un'azione esterna fatta di competenze tra di loro diverse è testimoniato dalla norma che è considerata un po' l'ombrello dell'azione esterna, ovvero l'articolo 21 del Trattato sull'Unione. Questa è una norma che, aprendo i trattati, fornisce una ricognizione delle diverse materie che rientrano, che fanno parte dell'azione esterna che l'Unione esercita proprio per rapportarsi al proprio esterno con altri stati e organizzazioni internazionali e altri attori ancora. Chiaramente, trattandosi di una macro competenza suddivisa in piccole competenze, queste devono essere coordinate, e ciò è prescritto proprio dall'articolo 21, in modo che quando l'Unione si atteggia come soggetto di diritto internazionale nella comunità internazionale lo faccia in modo coerente. Abbiamo diverse competenze e pertanto queste devono essere esercitate facendo sì che non entrino in contraddizione tra di loro e che anzi, possibilmente, il concorso, come dire, del loro esercizio porti addirittura allo sviluppo di un valore aggiunto, di sinergie. Di fronte a questa frammentazione dell'azione esterna dell'Unione Europea, noi possiamo riconoscere due grandi segmenti. Il primo è il segmento regolato dal titolo quinto del Trattato sull'Unione Europea e riguarda la politica estera e di sicurezza comune, all'interno della quale, come dire, è sviluppata una politica di sicurezza e di difesa comune. Questa parte dell'azione esterna dell'Unione, come avremo modo di vedere, ha delle regole sue, che non sono le regole alle quali tradizionalmente siamo abituati a pensare. Ci sono delle differenze rispetto al funzionamento delle competenze classiche dell'Unione. Competenze classiche che invece sono contenute nel Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, all'interno del quale, oltre a turismo, concorrenza, mercato, piuttosto che non unione doganale, troviamo anche un'altra parte dell'azione esterna. Azione esterna che è fatta di politica commerciale comune, cooperazione internazionale tipo finanziario e tecnico a favore degli stati terzi e altre competenze.
Questa parte dell'azione esterna segue invece il cosiddetto metodo comunitario, cioè il classico metodo di funzionamento dell'Unione Europea, laddove il Parlamento partecipa al processo decisionale, sia perché decide insieme al Consiglio, sia perché fornisce un'approvazione, un parere al Consiglio. Questo dipende da quello che c'è scritto nei trattati, laddove esistono organismi consultivi che esprimono un parere sulla proposta di atto e laddove addirittura la Corte di Giustizia può esercitare giurisdizione. Queste regole, che sono quelle classiche, quelle che noi conosciamo, non si applicano invece nella politica estera e di sicurezza comune in toto, non si applicano in toto, proprio perché, come dicono i trattati, la politica estera e di sicurezza comune è, come dire, soggetta a regole specifiche. Ora, proprio, come dire, in commento, a questo, schema, sulla, come dire, composizione dell'azione esterna, vorrei aggiungere che, mentre in ambito trattato sul funzionamento dell'Unione Europea noi possiamo individuare a quali tipi di competenze ci troviamo di fronte, per esempio la politica commerciale comune, una competenza esclusiva dell'Unione. Che cosa vuol dire? Vuol dire che l'Unione agisce e gli Stati non lo possono fare, in estrema sintesi. Oppure la cooperazione con gli Stati terzi, questa è una competenza di tipo concorrente dell'Unione, ovvero nella quale sia l'Unione che gli Stati possono adottare degli atti, laddove, come dire, questo in estrema sintesi, laddove se interviene l'Unione non lo possono chiaramente fare gli Stati membri, altrimenti ci sarebbe sostanzialmente un overlapping tra l'azione dell'organizzazione internazionale e l'azione dei suoi Stati membri. L'Unione ha poi anche un altro tipo di competenza, sono le competenze di coordinamento, sostegno dell'azione degli Stati membri, ad esempio la cultura piuttosto che la sanità. Ecco, nell'ambito dell'azione esterna non esistono questo tipo di, non ci sono questo tipo di competenze, esistono solo competenze esclusive e concorrenti. E poi, invece, dall'altra parte, come vi ricordavo, proprio dall'altra parte, anche in termini di separazione della disciplina applicabile, troviamo la politica estera e di sicurezza comune, che è una competenza che non è concorrente, non è esclusiva, non è di sostegno, è una competenza sui generis, se si dice. Ci sono diversi apporti dottrinali che cercano di definire esattamente che cosa sia questa competenza. Qualcuno parla di competenza progressiva, poco importa in questa sede, nel senso che ciò che rileva evidenziale è che non siamo di fronte né a una competenza esclusiva, né ha una competenza concorrente, né ha una competenza di coordinamento, ma ha un altro tipo di competenza che ha proprio regole specifiche. In materia di politica di sicurezza e di difesa comune, che voglio ricordare, è una componente della politica estera e di sicurezza comune, la norma applicabile, quella di riferimento, non l'unica naturalmente, ma quella di riferimento, è l'articolo 42 del Trattato sull'Unione Europea, in particolare i primi due commi. Li leggo con un breve commento giusto per far intendere come, come dire, questa prima parte dell'articolo 42 sia particolarmente importante. La politica di sicurezza e di difesa comune costituisce parte integrante della politica estera e di sicurezza comune. Questo noi in parte, come dire, l'abbiamo già scoperto e come vedremo fa sì che alla politica di cui ci occupiamo oggi si applichino le regole della politica estera e di sicurezza comune. Essa, dunque, la politica di sicurezza e di difesa comune, assicura che l'Unione disponga di una capacità operativa ricorrendo a mezzi civili e militari. L'Unione può avvalersi di tali mezzi in missioni al suo esterno per garantire il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente, lo ha evidenziato, ai principi della Carta delle Nazioni Unite. Questo vuol dire che nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune è previsto lo sviluppo, come dire, di una capacità militare o quantomeno la consolidazione, la raccolta di una capacità militare e accanto civile, che è un po' più semplice da realizzare rispetto alla capacità militare fornita dagli Stati membri, capacità che all'Unione poi serve per lanciare interventi nello scenario internazionale laddove sia necessario e sia possibile intervenire perché c'è una crisi, c'è una guerra civile, c'è un conflitto da raffreddare, c'è una situazione da normalizzare, per così dire. Ma ciò, se configura una partecipazione al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, tale di proprio di
di tale contributo si tratta, perché tutto ciò deve avvenire conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite. Io, come dire, che sono un comunitarista più che un internazionalista, mentre il professor Lenzerini è un internazionalista puro, io non vorrei entrare troppo nel commento del conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite, sebbene sia stato un argomento particolarmente affascinante, ma quel conformemente vuol dire che l'Unione agisce negli scenari di crisi, ma lo deve fare secondo le regole della Carta delle Nazioni Unite, perché la Carta delle Nazioni Unite attribuisce la competenza principale del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale al Consiglio di sicurezza, secondo appunto delle specifiche rispetto alle quali non posso, come dire, soffermarmi in questo momento. Resta comunque chiaro che un intervento, se che non sia conforme a quanto stabilito dalla Carta delle Nazioni Unite, non è concepibile internazionalmente parlando. Proseguo con questo comma 1, l'esecuzione di tali compiti si basa sulle capacità fornite dagli Stati membri. È in re ipsa, nel senso che siamo di fronte a una competenza sui generis, l'Unione non ha ancora sviluppato proprie capacità di difesa e quindi non può che ricorrere a quelle degli Stati membri. Secondo comma, la politica di sicurezza e di difesa comune comprende la graduale definizione di una politica di difesa comune dell'Unione, eccetera, eccetera. La norma va avanti, la ripigliamo dopo. Questo, come dire, però già ci fornisce un'indicazione, cioè noi non siamo di fronte a una difesa comune, ma noi prevediamo come Unione la graduale definizione di una politica di difesa comune che, lo anticipo e sono quei puntini, può portare allo sviluppo di una difesa unica. Si tratta comunque di una proiezione nel tempo di un obiettivo da conseguire. Questa norma e quanto detto prima sulla politica di sicurezza e di difesa comune fanno intendere un dato particolarmente importante che tante volte, come dire, potrebbe sfuggire, ovvero che questa politica ha due componenti sostanzialmente. Ha una componente sicurezza, facente capo al comma 1 di quell'articolo 42 prevalentemente, e che riguarda gli interventi di pace, e una componente difesa. Una componente difesa che riguarda invece lo sviluppo progressivo di questa capacità difensiva del prima comune e poi unica dell'Unione Europea, e che riguarda più la sicurezza dell'Unione stessa sul piano, come dire, della propria incolumità, proprio in termini difensivi. Devo dire che i due aspetti, per quanto separati, sono naturalmente tra di loro collegati. Basta commentare le due componenti per rendersene conto. Da una parte la componente sicurezza ha senz'altro e prevalentemente una proiezione esterna, per cui la politica di sicurezza e di difesa nella componente sicurezza si propone di intervenire in scenari critici. Naturalmente la sicurezza ha anche un riflesso interno e nel trattato, come dire, sono previste, cioè, come dire, sono state codificate delle norme che riguardano la tutela della sicurezza dell'Unione e dei propri Stati membri. Per esempio, c'è una norma, l'articolo 222 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, quindi scorro due slide indietro, tre slide indietro, ci troviamo qua per intenderci. È una norma del Trattato sul funzionamento, quindi, come dire, fa parte dell'azione esterna di Partet Fue, chiamiamola in questo modo, ed è l'articolo 222, è facile da ricordare, che si chiama, come dire, è stato denominato anche clausola di solidarietà, e che prevede che gli Stati membri siano tra loro solidali qualora uno, come dire, subisca un attacco terroristico o calamità di tipo naturale, che siano proprio naturali o anche addirittura provocate dall'uomo. Questa è la componente sicurezza. Sul piano della difesa, invece, come diceva l'incipit del comma 2 dell'articolo 42, visto pochi minuti fa, è prevista la graduale definizione di una politica di difesa comune in prospettiva di difesa unica, e qui si aggiunge un dato, nel senso che sono previsti due step. Prima si sviluppa una politica di difesa comune e successivamente si può approdare a una politica, anzi scusate, a una difesa unica, non è più una politica, ma è proprio una competenza piena. E come si arriva a questo risultato? Sostanzialmente sviluppando progetti di difesa sotto, come dire, sotto la copertura della politica di sicurezza e di difesa comune. Quindi questa politica fa sì, come vedremo, che si sviluppino progetti di difesa che raccolgono gli stati membri e che servono sostanzialmente ad aumentare la capacità militare difensiva dell'Unione. Naturalmente, quando si parla di capacità difensiva, prevalentemente ci si sta riferendo al fatto che ci si vuole difendere e non attaccare, naturalmente.
Naturalmente, e scusate la ripetizione, il fatto di sviluppare una competenza in materia di difesa fa sì che, aumentando le capacità militari, anche la componente sicurezza negli edifici, sia perché siamo in grado di difenderci meglio rispetto a potenziali rischi, sia perché avere capacità militari sviluppate consente all'Unione di disporre di quelle capacità militari e civili che le consentono di intervenire in scenari di crisi. Esiste quindi un forte collegamento tra le due componenti per quanto si possano scindere sul piano delle azioni realizzate. Ho una slide di sintesi per chiudere la prima parte di questo intervento relativa all'inquadramento della PSDC. Da questo momento userei l'acronimo per essere un pochino più snello. Ecco. La PSDC è parte della politica estera di sicurezza comune e ne segue le regole specifiche che vediamo fra poco quando trattiamo del funzionamento della PSDC. La PSDC oggi è una competenza ben delineata all'interno dei trattati e questo è, come dire, uno degli esiti del Trattato di Lisbona che l'ha, per così dire, emancipata pur concependola come parte della PESC perché le ha dedicato proprio una parte del trattato, un capo del trattato, un titolo del trattato, scusate, che raccoglie sostanzialmente quattro norme che sono dedicate proprio a tale politica. In passato non era così. La politica di sicurezza e di difesa comune nasce con il Trattato di Maastricht, quindi siamo nei primi anni 90, e allora era una disposizione all'interno della PESC e tale struttura è rimasta fino al Trattato di Lisbona. E poi un dato importante, che non è certamente innovativo nel diritto dell'Unione, e che ricorre a seconda della materia di cui si tratta e che qui riguarda la PSDC, ovvero l'opting out della Danimarca. Sin dall'inizio, non è una novità del Trattato di Lisbona, cioè sin da Maastricht, la Danimarca ha esercitato il cosiddetto opting out. Questo vuol dire che non partecipa alla PSDC, non partecipando alla politica di sicurezza e di difesa comune, né adotta gli atti, né li attua, né provvede al finanziamento, questione chiave che oggi verrà trattata, laddove si parli di sicurezza e di difesa. In realtà devo dire che la Danimarca ha partecipato a talune missioni di pace perché, insomma, l'implicazione in materia di difesa nel caso degli interventi di pace diventa, come dire, un dato rispetto al quale si può discutere. Ma il protocollo numero 22 allegato al Trattato di Lisbona, che replica i precedenti protocolli, afferma che sostanzialmente la Danimarca è fuori dalla PSDC. Naturalmente, quando uno Stato membro esce dall'Unione Europea, mi riferisco alla Gran Bretagna, esce pure, come dire, dall'adozione degli atti, dall'adozione della PSDC e quindi dal suo finanziamento. Ora, ma quali sono queste regole specifiche di funzionamento della PSDC? In quanto parte della politica estera di sicurezza comune, dicevamo, ne segue il metodo e pertanto gli si applicano le regole che tradizionalmente si applicano alla PESC. La politica estera e sicurezza comune si avvale dello stesso quadro istituzionale dell'Unione, ovviamente non ha un quadro istituzionale suo a parte, ma il quadro istituzionale che di norma opera in ambito TFUE, cioè quelle materie classiche che cui faceva riferimento prima, mercato, turismo, piuttosto che non, protezione civile, eccetera, eccetera, funziona anche in ambito PESC, ma le istituzioni hanno dei ruoli diversi. Noi qui abbiamo l'elenco delle istituzioni, quelle previste dai trattati. Come vedete, alcune sono in parentesi quadra, perché sono istituzioni che in ambito TFUE hanno competenze piene importanti, ma in ambito PESC non le hanno. Questo al di là degli sviluppi di prassi sui quali in teoria sarebbe sempre possibile parlare. Mentre ci sono altre istituzioni che sono in eretto, perché, come dire, sono, come dire, i domini, sono i padroni della PESC sostanzialmente, tra queste chiaramente i due organi di Stato, il Consiglio europeo e il Consiglio. Il Consiglio è sostanzialmente l'istituzione che adotta gli atti in tale ambito, il Consiglio europeo anche alla luce della sua composizione di alto livello governativo e statale, è più un organo che fissa gli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione, dunque anche della PESC, dunque anche della PSDC, e senza adottare atti. Fissa gli obiettivi, poi ci pensa il Consiglio ad adottare gli atti. Come vedete, la Commissione, che di norma è importantissima perché esercita il potere di iniziativa sugli atti, è in parentesi perché in ambito PESC può far ben poco, sempre al netto di alcune considerazioni in più che si potrebbero svolgere e che una delle quali verrà articolata fra pochi secondi, e
E poi ho salvato la Corte di Giustizia, perché tradizionalmente appunto, la Corte di Giustizia aveva una giurisdizione molto limitata sulla pesca, ma questa giurisdizione si sta, come dire, piano piano ampliando lentamente, in parte sul piano normativo, perché dal Trattato di Lisbona è stata aggiunta una competenza sindacale degli atti pesca ben precisi, quelli che combinano sanzioni restrittive, le cosiddette sanzioni internazionali, ma poi anche alcuni sviluppi giurisprudenziali, cioè la Corte a un certo punto ha detto io ho competenza in determinati ambiti della pesca, e quindi insomma. E senz'altro tra le istituzioni che in ambito TFUE funzionano pienamente è quella che si è guadagnata un maggiore spazio. Lo stesso si potrebbe dire del Parlamento, ma purtroppo non c'è in questa occasione il tempo. Questo quadro istituzionale però non è da solo, perché trattandosi di politica di sicurezza e di difesa comune, quindi anche di contenuti talora tecnici, ecco, è affiancato da alcuni organi e strutture che si occupano, che hanno la competenza o che la sviluppano a gestire sicurezza e difesa. Dunque, l'Agenzia Europea per la Difesa, naturalmente, una delle tante agenzie dell'Unione Europea che si occupa di quest'ambito, il Servizio Europeo per l'Azione Esterna, che è definito il servizio diplomatico dell'Unione Europea, ma avremmo da discutere su questo aspetto, e che è una struttura di supporto all'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune. E all'interno del quale ha un organigramma particolarmente articolato, sembra la radice di un enorme albero, all'interno del quale ci sono delle strutture proprio dedicate alla politica di sicurezza e di difesa comune, come ad esempio il Comitato Militare o lo Stato Maggiore dell'Unione Europea, organi che, laddove si gestiscono capacità militari, sono assolutamente necessari. Non so se ricordate quando abbiamo già avuto modo di lavorare insieme il processo di adozione degli atti di ambito TFUE. Ecco, il qui è sostanzialmente riprodotto alla luce delle peculiarità delle regole PESC, del metodo PESC, che si applica, torno a dirlo, soprattutto a mio beneficio, della politica estera di sicurezza comune. Noi sappiamo che esiste l'iniziativa sugli atti, sappiamo che c'è un'istruttoria, sappiamo che c'è un'adozione e poi la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'Unione. Ora, in ambito PESC, chi esercita l'iniziativa? Noi ricordiamo che in ambito TFUE è la Commissione, la quale ha pressoché un monopolio nell'esercizio di tale potere. In ambito PESC invece è diverso. In ambito PESC, dunque, anche PSDC, l'iniziativa spetta all'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, oppure anche agli Stati membri. Attenzione, però, questo è un dato estremamente importante, l'Alto rappresentante della politica estera e di sicurezza comune è anche vicepresidente di diritto della Commissione, il che, se non include completamente la Commissione nell'esercizio dell'iniziativa, comunque la coinvolge, il che consegna, come dire, quantomeno un'influenza sull'iniziativa della pesca a tale organo che già la esercita pienamente in ambito TFUE. Normalmente nel corso dell'istruttoria dell'atto, su proposta appunto di Stati membri o alto rappresentante della pesca, possono intervenire consultazioni informative. Questo in ambito TFUE è particolarmente importante. Quando abbiamo avuto modo di vedere gli atti, abbiamo verificato, atti di ambito TFUE, abbiamo verificato che il Comitato delle Regioni, il Comitato Economico e Sociale possono, anzi devono esprimere, perché lo dicono i trattati, dei pareri sulla proposta prima che questa sia adottata. Questo in ambito pesca non succede, talora è previsto che ci siano delle forme di consultazione. Per esempio, quando è stato istituito il Servizio Europeo per l'Azione Esterna, la norma, l'articolo 27, 2, prevedeva che su tale istituzione ci fosse l'approvazione del Parlamento. Ecco, quindi siamo di fronte alla partecipazione del Parlamento all'istruttoria dell'atto, ma non come dire, all'estensione della regola sull'approvazione degli atti di ambito TFUE in ambito TUE, quindi il Parlamento non decide. E comunque si tratta di uno dei pochissimi casi, perché di norma il Parlamento non esprime approvazione sugli atti PESC o un parere sugli atti PESC. Oppure delle informative, nel senso che anche ancora una volta devo chiamare in causa il Parlamento europeo, una norma piuttosto sintetica, laconica quasi, del Trattato sull'Unione prevede che il Parlamento sia costantemente informato sulle scelte in materia di politica estera, ma ci rendiamo conto che essere informati non è come partecipare al procedimento di sviluppo del diritto dell'Unione, come avviene in ambito TFUE.
La decisione viene quindi adottata e, come vi dicevo, l'organo decisorio è il Consiglio, il vero dominus accanto al Consiglio europeo, che però opera scelte di natura politica, perché, come dire, dà indicazioni sugli obiettivi, sulla direzione da seguire per lo sviluppo dell'azione esterna. Ecco, il Consiglio adotta la decisione, ad esempio la recente decisione che istituisce lo strumento europeo per la pace, di cui parlerà il professor Lenzin, è una decisione di ambito PESCO, quindi immaginate che il Parlamento non ha partecipato come decisore. E nulla, questa decisione segue poi la pubblicazione. Se il flusso di adozione degli atti è molto simile a quello di ambito TFUE, come vedete, il ruolo delle istituzioni è diverso e ciò corrisponde appunto alla specificità delle regole che si applicano alla PESC e anche alla PSDC. Questa competenza dell'Unione, cioè comunque la PSDC, funziona secondo regole proprie tipiche della PESC, ma poi anche sul piano pratico, come dire, ha delle proprie modalità di cui dobbiamo tenere conto. Trattandosi di una competenza di tipo esterno dell'Unione, inevitabilmente l'Unione entra in contatto con altri attori internazionali. Ho messo tra virgolette attori perché il giurista di norma non parla di attore, sarebbe stato troppo lungo scrivere altri soggetti di diritto internazionale o di rilievo internazionale. Comunque, in sintesi, il funzionamento della PSDC si basa anche sull'azione congiunta, coordinata, concordata tra l'Unione e altri attori internazionali in questa materia, dunque sicurezza e di difesa, più sicurezza ma anche difesa. Ad esempio con l'ONU, inevitabilmente, sia perché, come ho già detto, l'ONU ha la competenza primaria nel mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e quindi è necessario che gli interventi dell'Unione, se armati, siano autorizzati dal Consiglio di sicurezza, se civili siano comunicati al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, perché questo abbia, come dire, la visione di contesto nel panorama internazionale sugli interventi atti a mantenere la pace e la sicurezza internazionale, sia perché l'ONU e l'Unione Europea lavorano insieme sul campo. E ci sono numerosi esempi, che magari uno lo riprendo dopo, in cui nello stesso scenario di crisi ONU e Unione Europea si trovano a essere compresenti e pertanto si devono coordinare. E infatti di recente le due organizzazioni hanno stipulato un accordo, un trattato internazionale, un accordo giuridico vincolante per definire alcuni aspetti, soprattutto di natura logistica, utilizzo e mutuo prestito di tende, servizi igienici, carburante, veicoli, eccetera, eccetera, eccetera. Un altro attore internazionale che collabora molto con l'Unione e in realtà partecipa anche alla componente difesa è la NATO, ha quasi 20 anni il primo accordo informale, non è giuridicamente vincolante, tra l'Unione e la NATO per come dire, la collaborazione tra le due organizzazioni in materia di sicurezza e difesa. È senz'altro tra le organizzazioni internazionali non a vocazione universale quella che ha un rapporto privilegiato con l'Unione, anche perché questo rapporto è stato codificato nei trattati. E poi però l'Unione ha rapporti anche con altre organizzazioni internazionali, io cito l'Unione Africana, che l'Unione sostiene, credo che il professor Lenzini avrà modo come dire, di farne cenno, l'Unione sostiene in termini finanziari al fine di farle sviluppare le capacità necessarie per poter gestire i conflitti che scoppiano nel continente appunto africano, ma si possono anche rintracciare casi di cooperazione anche con altre organizzazioni internazionali, ad esempio l'Associazione degli Stati del Sud-Est Asiatico, l'ASEAN, che riunisce circa una decina di stati di quella parte del continente asiatico, che ha dato, come dire, dei buoni frutti in termini di cooperazione anche pratica. Tra gli altri attori che collaborano con noi, devo citare gli stati terzi. Cito tre stati a caso, Cile, Kenya e Giappone. Ecco, si tratta di stati non membri dell'Unione Europea, ma che volendo, se c'è il consenso reciproco, possono partecipare all'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune, ad esempio inviando un proprio contingente, come dire, a comporre, a completare l'organico di una missione di pace dell'Unione Europea. Quindi c'è un contributo di uno Stato membro a una missione di pace dell'Unione e questo contributo arriva da uno Stato terzo, cioè richiede l'adozione di atti di come dire, coordinamento, ma proprio di atti giuridici che dispongano, come dire, tale apporto, ad esempio la stipula di accordi internazionali. Pensate che mentre di solito si stipula un accordo internazionale per definire il contributo di uno Stato terzo a una missione di pace, in taluni casi laddove gli Stati terzi
contribuiscano regolarmente alla politica di sicurezza e di difesa comune, non si va più a stipulare singoli accordi internazionali. Se ne stipula uno che si chiama quadro di partecipazione, che regola ogni ipotesi in cui lo Stato terzo decida di contribuire alle missioni di pace dell'Unione, strutturando così una cooperazione, un po' come è avvenuto tra l'Unione Europea e l'ONU rispetto a quel trattato a cui facevo riferimento prima. Vengo all'ultimo segmento con 10 minuti a disposizione. 5 minuti a disposizione. Ok, do conto semplicemente di pochi elementi relativi all'attuazione pratica della PSDC. Per quanto riguarda la componente di sicurezza, descendo sempre per comodità, vi dicevo prima, a parte l'aspetto della mutua solidarietà, principalmente parliamo di interventi di pace dell'Unione in scenari di crisi. E questi sono chiaramente di due tipi, come avete avuto modo di intendere da ciò che dicevo prima, cioè ci sono operazioni di natura militare che prevedono l'utilizzo di capacità militari che possono anche prevedere nel mandato l'uso della forza militare, possono e secondo le regole previste dalla Carta delle Nazioni Unite, e in questo caso normalmente la finalità di interventi di questo genere è di o mantenere una pace già realizzata ma forse debole sul piano della tenuta o addirittura di costruirla laddove questa pace non si riesca come dire, a portare a casa, a definire in quanto risultato. Poi dall'altra parte, parliamo di una casistica piuttosto numerosa, le missioni civili, dunque schieramento di forze di polizia, ricordo che la polizia non è, come dire, non ha natura difensiva, ma come dire, di norma dipende dai dicasteri degli interni, quindi è una forza di tipo civile. Oppure schieramento di forze doganali, ci sono diverse missioni di pace che si sono occupate della sorveglianza doganale tra gli stati, soprattutto laddove esiste un forte fenomeno di contrabbando e laddove questo contrabbando e la ricaduta economica va ad alimentare forze secessioniste, forze terroristiche, insomma, se, non sembrerà, ma è la corretta sorveglianza delle dogane può incidere sulla sicurezza interna di un paese in termini di contrasto a eventi armati, come dire, a iniziative armate, oppure anche schieramento di forze di tipo tecnico. È famoso il caso della missione dell'Unione Europea in Georgia, una missione composta di pochissime persone, forse una decina, la quale ha assistito le autorità georgiane nella riforma dell'ordinamento carcerario. E, normalmente questo tipo di missioni non ha carattere operativo perché non ci sono armi, innanzitutto, e come dire, il ruolo è soprattutto consulenziale. Quindi dovete immaginare che questo tipo di missione di solito viene lanciata per assistere le autorità locali nel fare qualcosa, che sia realizzare lo stato di diritto, sorvegliare le dogane, appunto, o assistere a una riforma di tipo giudiziale. Tra l'altro, volevo far presente che missioni di tipo doganale guardano soltanto l'ipotesi dello sviluppo del contrabbando, anche se sono, come dire, l'ipotesi prioritaria, ma possono riguardare anche scenari più delicati. Ad esempio, l'Unione ha assistito l'autorità nazionale palestinese, lo sta ancora facendo, nella sorveglianza del valico di Rafah, il che va ben oltre il contrasto al fenomeno del contrabbando e investe invece la delicata questione medio orientale. Tra l'altro, il Valico di Rafah ha i confini con l'Egitto, quindi uno Stato cioè, che non ha certamente come dire, voglia, per così dire, di infiltrazioni di tipo terroristico-politico, laddove esso le intenda come tali. Questa mappa, che ha fornito il Servizio Europeo dell'Azione Esterna ed è pubblica, fornisce come dire, una panoramica degli interventi attualmente in corso da parte dell'Unione che, come vedete, sono 17 e 6 di tipo militare e 11 di tipo civile. La mappa fornisce anche un'indicazione relativa all'inizio della missione, il che ci dà conto del fatto che, non so, la missione EUFOR Althea, che è una missione di tipo militare in Bosnia e Erzegovina, opera da 17 anni sostanzialmente, e ce ne sono invece di più recenti. Da segnalare questa missione e altre sì questa, quindi IRINI e Atalanta, sono due missioni di natura navale, quindi hanno un contenuto un pochino diverso rispetto a quello tradizionale, non si schierano forze sul terreno, ma si schierano unità navali. Addirittura in un caso, ma è stato molto piccolo, c'è stata anche la possibilità di avviare ricognizione aerea, a testimonianza che queste capacità militari poi vanno a comprendere i vari rami, come dire, degli eserciti, per come noi li conosciamo. Componente difesa. Quel comma 2 che noi abbiamo visto all'inizio ha un prosieguo. La politica di sicurezza e di difesa comune comprende la graduale definizione della politica di difesa comune dell'Unione. E questo noi lo sappiamo, che è questa gradualità. Quanto
Questa condurrà a una difesa comune quando il Consiglio europeo, che è l'istituzione che fissa gli obiettivi di natura politica, deliberando l'unanimità, cioè l'indicazione procedurale, avrà così deciso. In questo caso il Consiglio europeo raccomanda agli Stati membri di adottare una decisione in tal senso conformemente alle rispettive norme costituzionali. Quindi si chiederà che gli Stati ratifichino questa decisione di approdare ad un esercito, una difesa comune e in prospettiva anche unica, perché gli Stati si spoglieranno di una competenza molto importante, quindi dovranno essere gli organi legislativi interni a doverlo decidere in via definitiva. Quali sono gli strumenti della componente difesa? Senz'altro l'Agenzia Europea per la Difesa. Come vedete, voi, come vedete, ho indicato il 2004, poi articolo 45.2, perché l'agenzia è stata istituita nel 2004 con un atto PESC, come dire, il cui iter di adozione segue quello schema che abbiamo visto prima. Poi però con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona è stata proprio inserita una norma nel quadro della PSDC, l'articolo 45, dedicato espressamente all'Agenzia Europea per la Difesa. L'Agenzia fa tante cose, ma prevalentemente sostiene i progetti in materia di difesa tra gli Stati membri, e quindi esiste un collegamento materiale tra l'attività dell'Agenzia Europea per la Difesa e la cooperazione strutturata permanente, cui dedicherò poche parole fra pochi minuti, se me ne vengono date un paio giusto. Senz'altro, come dire, avendo, come dire, il coordinamento degli eserciti degli Stati membri, svolge attività di vario tipo, compresa la formazione, ma forse la competenza più importante che ha l'Agenzia Europea di Difesa è questa che io ho indicato qua come procedura CARD, che è una procedura di indirizzo dell'investimento di denaro da parte degli Stati membri nelle questioni di difesa. Mi spiego meglio. Ogni anno ogni Stato adotta un bilancio, un pezzo di questo bilancio è destinato alla difesa, di più, di meno soldi, queste sono scelte nazionali, sappiamo che gli Stati Uniti investono tanto, noi investiamo meno, eccetera, eccetera. Quale che sia la somma, che comunque l'Unione chiede che sia consistente perché va sviluppata la PSDC, ciò che fa l'Agenzia Europea per la Difesa è verificare cosa hanno previsto gli stati per l'anno successivo e successivamente a questa verifica, l'agenzia indica agli stati se gli investimenti previsti sono in linea con gli obiettivi dell'Unione oppure se debbano essere riaggiustati. In sostanza, cade una procedura di influenza sui bilanci della difesa da parte degli stati membri, bilanci che, ricevendo, come dire, le indicazioni dalla stessa agenzia, sono tutti quanti pressoché allineati. Ultimamente, cioè negli ultimi anni, da quando è stata strutturata la cooperazione strutturata permanente, alla quale mi dedico fra pochissimi secondi, tutti i bilanci della difesa degli Stati membri coinvolti sono indirizzati, proiettati verso gli obiettivi della politica, scusate, della cooperazione strutturata permanente, il cui fine comunque è di sviluppare le capacità di difesa dell'Unione. Ed infatti, l'altro grande strumento di realizzazione della difesa comune in prospettiva di una difesa unica è proprio la PESCO. Viene dall'acronimo inglese Permanent Structured Cooperation, ma noi diciamo comodamente la cooperazione strutturata permanente. È una delle norme del quadro dedicato della PSDC a dirci che cos'è la cooperazione strutturata permanente. Io mi limito all'essenziale. Gli Stati membri che rispondono a criteri più elevati in termini di capacità militari e che hanno sottoscritto impegni più vincolanti in materia ai fini delle missioni più impegnative, c'è un'allusione alla componente sicurezza, ma non è tutto lì, instaurano una cooperazione strutturata permanente nell'ambito dell'Unione. Ecco qui la situazione geografica della PESCO. Quando fu avviata la PESCO nel 2017, gli stati in azzurro avevano aderito, quindi che cosa avevano fatto? Avevano non soltanto rispondevano a criteri più elevati in termini di capacità militare, ma avevano anche sottoscritto impegni più vincolanti in materia, quindi avevano deciso di investire in progetti in materia di difesa. E parliamo di quasi tutti gli stati membri, restava fuori la Gran Bretagna che era già, come dire, nella prospettiva della Brexit, la Danimarca che da sempre è in opting out, per cui non è da prendere in considerazione, e la piccola Malta che è rimasta fuori dalla PESCO presumibilmente per una questione di capacità, però ad esempio Malta partecipa all'Agenzia Europea per la Difesa, non lo esclude che un giorno, laddove sviluppi meglio le proprie capacità, entri, come dire, ormai nel gruppo, come dire, quasi completo degli Stati membri. Ora, che cos'è la PESCO? La PESCO è sostanzialmente un quadro giuridico, un insieme di regole che servono a mettere in piedi, avviare, monitorare e concludere progetti di difesa a
contenuto piuttosto specifico. Ci sono ci sono tanti progetti, prima darò un dato non medico, ma chiaramente ho ancora un paio di minuti, domando l'autorizzazione. Presumo di sì, ma chiaramente lo sviluppo di capacità specifiche in materia di difesa è, come dire, propedeutico allo sviluppo di una difesa di tipo comune, addirittura una difesa di tipo unica. Quali sono le caratteristiche della PESCO? I trattati la regolano, però, come dire, non può essere semplicemente una forma di cooperazione lasciata alla volontà degli stati, perché altrimenti i progetti non vengono realizzati e questo obiettivo della difesa comune e poi unica non viene realizzato. E pertanto, le sue caratteristiche sono che è una cooperazione di tipo volontario e pertanto gli stati vi partecipano volendo farlo. Infatti Malta non è entrata, ma una volta che uno stato entra nella PESCO può anche uscirne, ciò può accadere. Si può uscirne per scelta, ma può uscirne anche perché viene mandato fuori, come sto per dire fra poco, mandato fuori, come dire, scusate l'espressione colloquiale, era per essere chiaro. È selettiva, ma questo ce lo diceva già quel pezzo di norma che abbiamo letto, si parlava di capacità militari sviluppate e impegni a investire in capacità militare. Quindi per poter entrare nella PESCO bisognava sostanzialmente essere già in parte preparati. C'è una sorta di selettività in ingresso in termini di requisiti. È vincolante perché fissa obblighi di natura giuridica per gli Stati membri, quindi una volta sottoscritto l'impegno a investire in difesa, ciò deve essere realizzato. È inclusiva perché consente comunque sia l'adesione di Stati che non hanno inizialmente partecipato alla PESCO stessa, sia nell'avvio dei progetti che non sempre vengono sviluppati dagli Stati membri, di aggiungersi piuttosto che togliersi. Ed è performante perché, questo è un aspetto interessante per chi studia le organizzazioni internazionali, il mancato rispetto dei requisiti inizialmente posseduti per l'ingresso nella PESCO, laddove persi, possono determinare una sospensione dello Stato stesso dalla PESCO e quindi dalla sua partecipazione ai progetti, non invece l'espulsione, come sarebbe stato interessante verificare, dalla PESCO stessa. Numericamente, attualmente ci sono in corso 46 progetti PESCO e, come vi dicevo, non tutti i progetti vengono sviluppati dagli stessi stati e pertanto, come dire, c'è una geometria tipo variabile, si va da parte dei progetti che coinvolgono 25 stati membri, il più numeroso che è il progetto mobilità militare che serve a garantire una snella circolazione dei contingenti militari all'interno dell'Unione, laddove per esempio debbano partire tutti quanti dallo stesso punto per recarsi in uno scenario di crisi, ha invece progetti molto, come dire, ha una membership più ridotta, tipo due stati partecipanti, nel caso del Joint EU Intelligence School, Grecia e Cipro stanno sviluppando per tutti questo tipo di scuola di servizio segreto, se così possiamo definirla. Però volevo fare un esempio utile a comprendere lo sviluppo della difesa comune e poi unica. C'è un progetto piccolino perché fa capo a tre stati, Francia, Spagna e Germania, tra i tre coordina la Francia, c'è sempre un coordinatore di progetto, il progetto che si chiama elicottero europeo Tiger Mark 3. Tiger Mark è un elicottero d'attacco sostanzialmente, è già in uso presso alcuni eserciti. Il progetto prevede che presa questa base, preso questo elicottero, venga ulteriormente sviluppato e che venga sostanzialmente adottato un elicottero militare di tipo europeo che poi presumibilmente nell'ottica della difesa comune o unica verrà utilizzato concretamente. Speriamo di no, in realtà, magari utilizzato in missioni di pace, che sarebbe estremamente più fruttuoso per noi tutti. Infine, ultima slide, chiedo scusa per aver preso così tanto tempo. Come viene finanziata la PESC? Non l'avevo previsto nel segmento iniziale, ma ciò mi consente, come dire, di cedere la parola, non che lo debba fare io, al collega Lenzerini, giusto per dare un overview. Le spese della PSDC sono a carico sia dell'Unione che degli Stati membri, dipende dalla natura della spesa. Per quanto riguarda l'Unione Europea, l'Unione spesa e sopporta le spese amministrative, di tenuta degli apparati, ad esempio il servizio per l'azione esterna, sopporta le spese relative agli interventi civili, questo lo fa, e poi, come dire, è senz'altro a carico del bilancio dell'Unione l'avvio di programmi che riguardino la politica di sicurezza e di difesa comune, tra cui l'approvando Fondo Europeo per la Difesa, che quando verrà approvato servirà proprio a sostenere progetti di difesa con una particolare attenzione ai progetti già sviluppati in ambito PESCO, a cui verrà dato un bonus, qualche soldo in più, affinché, come dire, se ne garantisca la realizzazione. Invece sono a carico degli Stati membri dell'Unione Europea tutte le spese operative di tipo militare di difesa, e come dire,
sia la PESCO sia le operazioni militari sono pagate dagli stati che vi partecipano. E dato che sono i singoli stati a dover sopportare le spese, che spesso si tratta di spese di natura comune, l'Unione ha poi previsto lo sviluppo di uno strumento. Questo strumento è stato dal 2004 il meccanismo Atena, si chiamava così, che gestiva proprio i costi comuni degli stati membri. Poi di recente, come ci dirà il professor Lenzini, rimpiazzato in medium però, perché è integrato da altri aspetti, dallo strumento europeo per la pace. Nello scusarmi ancora per il tempo preso, volevo comunicarvi di aver messo qualche link per qualche approfondimento volontario, distinguendo componenti sicurezza e difesa a seconda dell'interesse. Comunque, per maggiore ordine, vi ringrazio. Professore, grazie mille. Normalmente noi rispondiamo alle domande alla fine della presentazione, ma questa gliela porgerei perché è molto veloce. Le dispiace ripetere tra gli stati terzi, oltre Cile e Giappone, quale stato può partecipare alle missioni di pace PSDC? Questa è una domanda. Tutti. Dicevo Ah, ok. solo degli esempi per dare conto del fatto che gli stati terzi coinvolti dalla PSDC possono essere anche lontani. Uno penserebbe, non so, alla Svizzera piuttosto che non, che peraltro partecipa alla PSDC, piuttosto che non a stati vicini. In realtà la cooperazione alla PSDC da parte degli stati terzi va dagli stati terzi e dalla comunità internazionale. Veramente abbiamo la cooperazione con il Cile, non ce l'abbiamo col Giappone, l'ho inventato, ma ce l'abbiamo con l'Australia, diversi stati della comunità internazionale. Poi io non faccio il politologo, ma presumo se la Corea del Nord si offre di partecipare alla PSDC, magari viene detto no, grazie. Cioè, questo per una questione di compatibilità rispetto all'apparato valoriale, che da una parte l'Unione, dall'altra la Corea del Nord, come stato improntato all'autoritarismo. Però io non faccio il politologo, non voglio entrare in queste questioni. Perfetto, grazie. Come sempre una lezione molto interessante. Io ne volevo solo approfittare per dire una cosa, perché una, diciamo, dei prossimi webinar verterà sugli strumenti finanziari diretti dell'Unione Europea. E, proprio grazie alla clausola dell'opting out della Danimarca, la Danimarca non partecipa ad alcuni strumenti finanziari diretti come programma giustizia, e quindi, ed è un po' un'eccezione perché normalmente gli strumenti finanziari diretti sono aperti alla partecipazione di tutti gli stati membri dell'Unione Europea. Ma siccome esiste questa clausola dell'opting out, la Danimarca non partecipa ad alcuni strumenti finanziari diretti. Allora, professore, grazie mille. Chiedo ora al professor Lenzerini di attivare la propria webcam e il microfono, perché parleremo di questo strumento europeo per la pace, che vi ricordo è stato uno dei primi strumenti finanziari adottati per questo nuovo periodo di programmazione. Prego, professore, lascio la parola. Sì, la ringrazio moltissimo. Vorrei, come chi mi ha preceduto, ringraziare tutti per avermi coinvolto. Non faccio nomi specifici perché rischierei di dimenticare qualcuno, però naturalmente vorrei fare riferimento a Europe Direct sia di Siena che di Roma, che anche di Trapani e naturalmente a Formex. Nonché a tutti voi che state partecipando, siete tantissimi e quindi è ancora più stimolante essere coinvolto in questo evento. Ringrazio anche il professor Palladini per la sua eccellente introduzione sul sistema della politica di sicurezza e difesa comune, che naturalmente mi renderà il mio compito più semplice, in quanto il mio intervento sarà molto più circoscritto e tutto quello che dirò sarà ovviamente canalizzato nell'ambito più generale di cui ha parlato il professor Palladini. Come ha sottolineato il professor Montini nel suo intervento di saluto, io sono il delegato del rettore dell'Università di Siena della rete RuniFace, che è la rete delle università per la pace. È una rete di recente instaurazione che però, diciamo, ha già avuto molto successo. La maggior parte delle università italiane, direi anzi quasi tutte, hanno aderito e stiamo adesso, ci stiamo aprendo anche a una prospettiva internazionale, direi con molte iniziative. RuniFace opera nei principali settori accademici, quello della didattica, quello della ricerca, ma anche nell'ambito della terza missione della formazione. Lo scopo è quello di razionalizzare le attività
poste in essere nell'ambito della pace che precedentemente erano attuate singolarmente dagli Atenei, in modo tale da razionalizzare gli sforzi e da dare certamente più visibilità a tutte queste attività, che sono veramente molte. Se qualcuno di voi fosse interessato, io vi metto in chat il link al sito internet, alla pagina web di Runiface, e se volete, insomma, potete visitarlo. Allora, per quanto riguarda il mio intervento, come è già stato anticipato, io parlerò dello strumento europeo per la pace, che è uno strumento che è stato, diciamo, adottato molto recentemente, come abbiamo visto, come avete sentito, a marzo di quest'anno. È uno strumento importante perché naturalmente dà seguito ai suoi antecedenti, che vedremo più nel dettaglio quali sono, ma diciamo presenta anche delle innovazioni che a mio parere sono molto positive. Io penso che la pace consti principalmente di due momenti, no? La realizzazione della pace non si attua soltanto attraverso la difesa della pace stessa, che avviene naturalmente al momento in cui essa è già stata violata o comunque si trova in situazioni di criticità che rendono violazioni della pace molto probabili, ma diciamo c'è anche un aspetto preventivo, l'aspetto della costruzione della pace. Ed possiamo dire che questo strumento europeo per la pace, forse più dei precedenti, pone attenzione anche proprio all'aspetto della costruzione della pace, oltre naturalmente a quello della difesa della pace stessa che rimane preponderante. Se ci pensate, la stessa Unione Europea costituisce l'evoluzione e la realizzazione di un progetto di costruzione della pace. Qui ho riportato una frase molto celebre di Jean Monnet, che è uno dei padri fondatori dell'integrazione europea, come ben sapete, in base alla quale non ci sarà pace in Europa se gli stati si ricostituiscono, diciamo, sulla base della sovranità nazionale, con le sue implicazioni di prestigio politico e di protezione economica. Gli stati dell'Europa non sono abbastanza forti individualmente da poter garantire la prosperità e lo sviluppo sociale per i loro popoli, e quindi è necessario formare una federazione o un'entità europea che li possa portare alla fine ad un'unità economica unica. Voi sapete che l'integrazione economica era proprio concepita come uno strumento per poter garantire una pace duratura e per evitare ciò che era accaduto nei decenni precedenti, no? Con le due guerre mondiali. In altre parole, si cercava di individuare un interesse comune, e quale interesse più forte di quello economico poteva esistere, che unisse in modo effettivo gli stati europei. Anche più recentemente Javier Solana ha proprio sottolineato che il punto di partenza dell'integrazione europea è stato rappresentato da un progetto di pace tra paesi che nei decenni precedenti in qualche modo si erano opposti gli uni agli altri. Lo strumento europeo per la pace si pone naturalmente in questa ottica, anche se dobbiamo dire che coerentemente con l'inquadramento generale della politica di sicurezza e difesa comune, esso non è soltanto finalizzato, e direi non è in modo preponderante finalizzato alla difesa interna, ma si apre anche alla costruzione e alla difesa della pace all'esterno del territorio dell'Unione. Esso costituisce un meccanismo, appunto, che difende la pace, ma è anche proprio strutturato per la costruzione della pace, in quanto è finalizzato a consentire all'Unione Europea
di intensificare la sua capacità di prevenire i conflitti e rafforzare la pace e la sicurezza internazionale in modo generale. E questa è una frase che io ho preso dalla pagina web del Servizio Europeo per l'Azione Esterna. Il ministro degli affari esteri del Portogallo ha sottolineato l'importanza dello strumento europeo per la pace subito dopo la sua adozione, sottolineando come sia possibile costruire una pace duratura soltanto investendo nella stabilità e nella sicurezza internazionale. Naturalmente la costruzione della pace costituisce una volontà dell'Unione Europea da tempo, ma secondo il ministro degli affari esteri portoghese, grazie proprio allo strumento europeo per la pace, adesso vi sono anche gli strumenti finanziari adeguati per realizzare questa volontà. Quindi questo strumento dovrebbe consentire di sostenere concretamente i paesi partner nell'affrontare le sfide comuni in materia di sicurezza. Naturalmente, questo lo vedremo alla fine, lo strumento europeo per la pace non è esente da criticità. Però sicuramente possiamo dire senza tema di smentita che costituisce un passo in avanti rispetto ai suoi antecedenti, che erano comunque già abbastanza ben strutturati. Quali sono questi antecedenti, perlomeno quelli principali? Allora, anzitutto abbiamo il meccanismo Atena, che ha già citato il professor Paladini. Si tratta del meccanismo per amministrare il finanziamento, al meglio, si trattava, possiamo dire, del meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione Europea che avevano implicazioni nel settore militare o della difesa. I principali strumenti normativi relativi al meccanismo Atena erano la decisione 2497 PESC del Consiglio del 23 febbraio 2004, e si tratta della decisione che ha proprio instaurato il meccanismo Atena, mentre quelle successive lo hanno, diciamo, modificato e adeguato alle nuove esigenze che via via si sono presentate. Io non vi sto riportando tutti gli strumenti pertinenti, perché in realtà vi sono state varie decisioni che hanno modificato il meccanismo Atena così come era stato inizialmente configurato, però possiamo dire che quelle principali successive alla decisione 2497 sono la decisione 2011-871 del 19 dicembre 2011 e la decisione 2015-528 del 27 marzo 2015. La funzione di Atena era quella di finanziare i costi comuni delle operazioni militari dell'Unione Europea nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune. Per quanto riguarda invece le principali attività finanziate, esse erano rappresentate, scusate ma vorrei essere più preciso possibile, e ho problemi qui con le diapositive. Allora, dicevo, le principali attività finanziate, non so perché mi scompare la diapositiva, non sono io che la sto muovendo. Ma ci deve essere un problema qui di carattere tecnico. Se mi potete venire in soccorso, vi sarei grato. Sì, stiamo un attimo verificando. Sì, perché non riesco ad andare indietro. Forse il problema è che c'erano le animazioni. Quando ci sono le animazioni può creare problemi. Quale Mi slide dispiace per. voleva? No, se no le slide ce l'ho anche davanti a me, ma ovviamente sarebbe opportuno che i Ora partecipanti. può provare a mandarle avanti lei. Sì, grazie. Ok, perfetto. Sì, il problema è Allora, quando ci vediamo. sono le animazioni, diventa un po' difficile la Vedo, gestione.
Però sparisce di nuovo, vediamo se. Allora, sì, nella slide successiva mi ci va. Allora, comunque vi illustrerò quelle che sono, che erano le principali funzioni di Athena. Magari se non vedete la slide, però, ve lo dico lo stesso, insomma. Allora, stavo Le metteremo a dicendo. disposizione alla fine dell'evento le slide, quindi comunque le Sì, vediamo. certo. Quindi le potete vedere. Allora, diciamo che le principali attività finanziate dal meccanismo Athena erano i costi operativi e di costituzione dei comandi militari, il loro alloggio e lo schieramento, infrastrutture, servizi medici, ovviamente nei luoghi delle operazioni militari, l'acquisizione di informazioni, in particolar modo l'acquisizione di immagini satellitari che, come potete immaginare, sono molto dispendiose, nonché, diciamo, vi erano anche dei costi relativi alla cooperazione con organizzazioni internazionali, come ha detto il professor Palladini, in particolar modo le Nazioni Unite, o organizzazioni regionali come la NATO. Questi sono soltanto degli esempi, perché in realtà il meccanismo Athena finanziava altre attività. Mi viene in mente, ad esempio, lo sminamento dei luoghi in cui si trovavano questi ordigni. Si trattava naturalmente di un meccanismo piuttosto flessibile, però ecco, questo era per darvi un esempio delle principali attività che esso si occupava di finanziare. Un altro antecedente importante dello strumento europeo per la pace era il Fondo per la pace in Africa, che poi la decisione che istituisce lo strumento europeo della pace abroga esplicitamente. Il Fondo per la pace in Africa era stato istituito nel 2003 nell'ambito dell'accordo di Cotonou 1. L'accordo di Cotonou a sua volta si inseriva nel programma di cooperazione allo sviluppo dell'Unione Europea. Prima c'erano le convenzioni di Lomé, che poi erano state sostituite dall'accordo di Cotonou, proprio per rendere questo programma di cooperazione dello sviluppo compatibile con le regole dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, perché precedentemente la politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione Europea si concentrava più che altro sui cosiddetti paesi ACP, cioè Africa, Caraibi e Pacifico, che in realtà erano le ex colonie degli stati membri dell'Unione Europea. Però in realtà, poiché vi era un trattamento economico privilegiato per questi paesi, esso poi aveva dato vita a dei problemi di compatibilità con il sistema dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, che, come probabilmente saprete, è caratterizzato dal principio del trattamento della nazione più favorita, per cui se si garantisce un trattamento privilegiato a uno degli stati membri dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, poi lo stesso trattamento deve essere garantito anche agli altri stati membri. Per cui c'era un trattamento differenziato che non era compatibile appunto con le regole OMC, e con l'accordo di Cotonou erano state modificate, diciamo, delle caratteristiche dei precedenti accordi, e nell'ambito appunto dell'accordo di Cotonou fu istituito anche il Fondo per la pace in Africa, e esso doveva durare tutto il periodo di applicazione dell'accordo di Cotonou stesso. Il Fondo per la pace in Africa era finanziato dal Fondo europeo di sviluppo, che non rientrava nel bilancio generale dell'Unione europea, come d'altra parte non vi rientra lo strumento europeo per la pace. Il Fondo per la pace in Africa si è contraddistinto come uno dei principali strumenti di attuazione della cooperazione tra Unione Europea ed Africa nel campo della pace e della sicurezza. Esso è stato utilizzato prevalentemente per il finanziamento di azioni di pace, ovviamente in Africa. Ad esempio, possiamo citare la missione dell'Unione Africana in Somalia, o la Task Force Mista Nazionale contro Boko Haram in Nigeria. E il Fondo per la pace in Africa si è sobbarcato un investimento complessivo di oltre 2 miliardi di euro.
E come ha dichiarato Neven Mimica, che era il commissario responsabile per la cooperazione internazionale dello sviluppo, lo è stato dal 2014 al 2019, il fondo in oggetto è stato utilizzato per finanziare soluzioni africane ai problemi africani. Quindi una caratteristica importante di questo fondo era costituita dal fatto che effettivamente esso adottava un approccio, diciamo, culturalmente appropriato, tenendo conto di quelle che sono le necessità peculiari e le caratteristiche dei paesi africani che vi erano coinvolti. Come vi ho detto, lo strumento europeo della pace è stato istituito poco più di un mese fa, il 22 marzo 2021, con la decisione PESC 2021-509 del Consiglio, la quale abroga la decisione 2015-528 che abbiamo citato precedentemente. Esso si affianca allo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale, e sostituisce, come abbiamo già visto, il meccanismo ATENA e il Fondo per la Pace in Africa. La funzione dello strumento europeo per la pace è quella di appunto, svolgere il ruolo di strumento finanziario che coprirà tutte le azioni esterne dell'Unione Europea aventi implicazioni nel settore militare o della difesa nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune. E questo per la prevenzione dei conflitti, il rafforzamento della sicurezza internazionale e la difesa della pace. E c'è un elemento di novità importante rispetto agli antecedenti, elemento a cui faccio riferimento proprio per mostrare che lo strumento europeo della pace, per la pace rispetto agli strumenti che lo hanno preceduto, appunto, cura un po' di più anche l'aspetto che io ho definito costruzione per la pace, no? Cioè l'aspetto della prevenzione. E questo elemento di novità è rappresentato dal fatto che lo strumento europeo per la pace consente di integrare le operazioni militari con misure di assistenza, tra cui vi è la fornitura di materiali, di infrastrutture o comunque in generale di assistenza nel settore militare e della difesa su richiesta di paesi terzi, organizzazioni regionali e internazionali. E questo può avvenire proprio anche per curare la fase di prevenzione dei conflitti. Qui voi potete vedere uno schema che riguarda appunto lo strumento europeo della pace, uno schema che ci anticipa anche quello che è il budget che è stato predisposto per il funzionamento di tale strumento per gli anni dal 2021 al 2027. Più precisamente, la dotazione finanziaria dello strumento europeo per la pace è di 5 miliardi e 692 milioni di euro a prezzi correnti. Questo è il massimale finanziario previsto per l'attuazione dello strumento europeo per la pace, come vi dicevo, per il periodo 2021-2027. E tale dotazione finanziaria è stabilita dall'articolo 2 della decisione 2021-509, che, come abbiamo visto, è quella che appunto istituisce lo strumento europeo per la pace. Le risorse per il finanziamento dello strumento europeo della pace sono esterne rispetto al bilancio dell'Unione Europea, come abbiamo già visto. Gli Stati membri partecipano alle decisioni e contribuiscono al finanziamento delle operazioni e delle misure di assistenza da finanziare. Però non è detto che tutti gli Stati membri siano obbligati a contribuire, diciamo, più che altro al finanziamento di ciascuna misura di assistenza che potrà essere deliberata in attuazione dello strumento di cui stiamo parlando. È infatti previsto che uno Stato membro che si è astenuto dal voto su una decisione del Consiglio relativa a un'operazione inquadrata nell'ambito dello strumento in oggetto e che abbia formulato una dichiarazione formale
A norma dell'articolo 31, paragrafo 1 del Trattato dell'Unione Europea, non è obbligato a contribuire al finanziamento dell'operazione. E lo stesso discorso vale mutatis mutandis per le misure di assistenza che consentono la fornitura di materiali o piattaforme militari concepite per l'uso letale della forza. Rientrano sempre naturalmente nell'ambito di attuazione dello strumento europeo per la pace. C'è naturalmente l'opt-out della Danimarca, di cui ha già parlato il professor Paladini, per cui non è necessario che insista molto su questo punto. Le regole che vi ho appena detto sono stabilite dall'articolo 5 della decisione 509 che istituisce lo strumento europeo per la pace. È importante notare come, in base all'articolo 3 della decisione, lo strumento europeo della pace sia dotato di capacità giuridica. In realtà poi questo lo accomuna con i suoi antecedenti. E questa capacità giuridica serve in modo particolare al fine di detenere conti bancari o acquistare o detenere o alienare beni, forniture e servizi. La capacità giuridica esiste al fine di poter assumere personale, concludere contratti, accordi, intese amministrative, liquidare il passivo dello strumento stesso e stare in giudizio in funzione di quanto richiesto per l'attuazione della decisione. Naturalmente lo strumento non ha per scopo o per effetto quello di conseguire un profitto, però ha una sua autonomia giuridica che gli consente appunto di espletare tutte le funzioni che sono necessarie per il suo corretto funzionamento. Quali sono le priorità e gli orientamenti strategici dello strumento europeo per la pace? Queste priorità e orientamenti devono essere quelli definiti dal Consiglio europeo e dal Consiglio, come si evince dalle loro pertinenti conclusioni relativamente alle azioni dell'Unione nell'ambito della politica estera di sicurezza comune. Quindi, le operazioni e le misure di assistenza deliberate in base allo strumento europeo per la pace devono seguire appunto tali priorità strategiche. Ciò è quanto previsto dall'articolo 9 della decisione. Ormai mi riferisco in modo generico alla decisione, indicando la 509 del 2021, che naturalmente è quella che istituisce lo strumento europeo per la pace. L'obiettivo generale dello strumento europeo per la pace è indicato nel considerando 18 della decisione, quindi nella parte naturalmente introduttiva della decisione stessa. Voi sapete che tutti gli strumenti normativi dell'Unione Europea hanno dei considerando molto corposi, no? Perché essi identificano non soltanto la base giuridica, ma anche i motivi principali per cui si provvede all'adozione di un determinato atto e anche gli scopi perseguiti tramite tale atto. E appunto il considerando 18 della decisione ci dice che lo strumento europeo per la pace, che ha portata geografica globale, si pone l'obiettivo di garantire efficacemente la piena conformità con il sostegno e gli impegni dell'Unione Europea nei confronti dell'Africa, nonché intende fornire sostegno al vicinato dell'Unione e ad altre regioni. Lo strumento deve migliorare la capacità dell'Unione di prevenire le crisi e i conflitti e di reagire rapidamente agli stessi. Vedete che qui vi sono entrambi gli aspetti, no? Cioè quello della costruzione della pace che si realizza poi concretamente nella prevenzione dei conflitti e quello della difesa della stessa. Ciò deve avvenire principalmente, ma non esclusivamente, nei settori che presentano le minacce più urgenti e critiche per la sicurezza dell'Unione. Lo strumento mira a rafforzare la capacità dei paesi partner di prevenire le crisi e rispondere ad esse e contribuire alla loro resilienza al fine di permettere loro di proteggere meglio le loro popolazioni, nonché a sostenere le organizzazioni regionali e internazionali.
Più specificamente, i principali obiettivi delle misure di assistenza attuate tramite lo strumento europeo per la pace sono quelli di rafforzare le capacità nel settore militare e della difesa e della resilienza di stati terzi e organizzazioni regionali e internazionali, contribuire in modo rapido ed efficace alla risposta militare degli stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali in una situazione di crisi, contribuire in modo efficace ed efficiente alla prevenzione dei conflitti, alla stabilizzazione e al consolidamento della pace anche nel contesto delle operazioni con compiti di formazione, consulenza e tutoraggio nel settore della sicurezza, nonché in altre situazioni di pre-conflitto o post-conflitto. E infine sostenere la cooperazione nel settore della sicurezza e della difesa tra l'Unione e uno Stato terzo o un'organizzazione regionale o internazionale. I principali obiettivi. Qui non mi funzionano bene. Ecco, i principi su cui si basano le misure di assistenza previste dallo strumento europeo per la pace devono essere, tali misure, coerenti con le politiche e gli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione, volte a preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, devono essere conformi al diritto dell'Unione e alle politiche e strategie dell'Unione, in particolare al quadro strategico dell'Unione per sostenere la riforma del settore della sicurezza e l'approccio integrato alle crisi e ai conflitti esterni, all'approccio strategico dell'Unione in materia di donne, pace e sicurezza, nonché alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Devono rispettare gli obblighi che incombono all'Unione e agli Stati membri in virtù del diritto internazionale, in particolare i diritti umani e il diritto internazionale umanitario. E infine non devono pregiudicare il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di uno Stato membro e non devono essere in contrasto con gli interessi in materia di sicurezza e difesa dell'Unione e degli Stati membri. Ciò è previsto dall'articolo 56 della decisione. Allora, per quanto riguarda la predisposizione delle misure di assistenza previste dallo strumento europeo per la pace, esse sono previste dall'articolo 59 della decisione e non credo sia necessario andare nel dettaglio perché ciò l'articolo naturalmente parla da solo. Professore, Vediamo scusa se la velocemente quali sono disturbo, le principali noi dovremmo chiudere potenziali perché abbiamo criticità. seguito un altro webinar, quindi se possiamo fare delle conclusioni, diciamo con... Ok, grazie. Sì, sono queste le mie conclusioni. La ringrazio, sì. Allora, diciamo, molte NGO hanno denunciato il rischio che le armi e gli equipaggiamenti forniti dall'Unione Europea possano essere utilizzati dagli stati beneficiari per sopprimere le opposizioni politiche interne. Cioè, di fatto, le misure di assistenza rendono più forti questi governi militarmente e quindi bisogna stare attenti a che poi questo potere sia utilizzato nel modo giusto e non per scopi antidemocratici che possano risultare nella violazione dei diritti umani e di altre norme internazionali. C'è poi il problema che il budget previsto dallo strumento europeo per la pace è stato in realtà molto ridotto rispetto a ciò che era stato previsto inizialmente e questo inevitabilmente determinerà un ridimensionamento sia in termini quantitativi che qualitativi delle misure di assistenza che sarà possibile predisporre. E infine un elemento importante è dato dal fatto che lo strumento in questione è stato esteso a contesti diversi rispetto a quello africano e quindi sarà necessario adattare l'azione proprio dell'Unione Europea alle differenze che esistono tra l'Africa e altri contesti geografici e quindi sarà necessario sviluppare un approccio flessibile che sia capace di massimizzare i risultati delle misure di assistenza nei diversi contesti in cui ci si troverà ad operare, evitando che le stesse producano effetti non in linea con le aspettative.
Direi che posso Professore, grazie a concludere qui, lei vi per ringrazio molto per l'interessante presentazione. l'attenzione. Le chiediamo scusa se le abbiamo dovuto mettere un po' di fretta finale, ma purtroppo oggi abbiamo questo piccolo contrattempo perché abbiamo a seguire un'altra. Ricordiamo a tutti i partecipanti che sia Non la c'è problema. registrazione del webinar che le slide saranno disponibili tra qualche giorno sulla pagina che avete utilizzato per l'evento. Ringrazio il professor Lenzerini e ringrazio anche il professor Paradini per questa interessantissima giornata, ma principalmente ringrazio anche i partner dell'iniziativa e quindi come sempre l'Università di Siena e lo Europe Direct di Trapani. Quindi vi saluto, vi ricordo l'appuntamento dell'11 perché è il secondo appuntamento per celebrare la festa dell'Europa e poi non so se qualcuno di voi ci seguirà nel webinar che seguirà, che è il webinar dedicato alla presentazione della conferenza sul futuro dell'Europa e che è tenuto dalla rappresentanza in Italia della Commissione europea. Grazie a tutti e ci vediamo. Visto che non c'erano domande, perciò non ho posto le domande e ci vediamo tra una settimana. Arrivederci a tutti.